Teramo, si celebra oggi 27 gennaio il giorno della memoria, che quest'anno coincide col 70° anniversario dell'apertura dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Diverse le celebrazioni in città, il prefetto Walter Crudo presso il Salone di Rappresentanza ha consegnato il solenne riconoscimento delle medaglie d'onore alla vedova di Domenico Di Gioacchino, militare internato in Germania dal 43 al 45 e al figlio di Talino Marconi, militare internato in Germania fino al marzo 45. La cerimonia è poi proseguita con il ricordo di Giovanni Palatucci. Sempre nella mattinata le associazioni Teramo Nostra e Ampi hanno voluto ricordare presso la Villa Comunale Bandini il sacrificio e la resistenza dei concittadini teramani che contribuirono a tenere alto l'onore della patria. Per l'occasione è stata apposta una corona presso la lapide dedicata ad Alberto Pepe e a tutte le vittime. Teramo. La rete universitaria per il giorno della memoria, alla quale partecipa la Facoltà di Scienze e la Comunicazione dell'Università di Teramo, il Comune e la Provincia, realizza un cartellone unico di iniziative rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia, per ricordare le vittime della persecuzione nazista in Europa. Teatro, musica e riflessioni sul valore testimoniale letterario di Primo Levi saranno al centro delle manifestazioni. Il programma inizierà mercoledì 28 alle 9.30 nella sala polifunzionale della provincia con la performance Il bambino nascosto, voci, suoni e immagini della Shoah. Proseguirà giovedì 29 alle 9.30 nella sala San Carlo del Museo Archeologico con una relazione dal titolo La musica al tempo della Shoah. Nella stessa giornata alle 10.30 nel campus universitario di Costa e Sant'Agostino si affronterà il tema La cultura è una, Primo Levi fra cronaca, lettura e memoria. Bellante, continua l'annosa vicenda del passaggio a livello di Molino San Nicola. L'allagamento del sottopasso Carrabile a causa delle ultime piogge ha isolato il quartiere dal resto della cittadina. Il sindaco Di Pietro ribadisce con forza la grande importanza della riapertura urgente del passaggio a livello, oltre per la questione della sicurezza anche per la comunicazione urbana. Per illustrare la cittadinanza alla proposta progettuale definita congiuntamente alla provincia, è stata indetta un'assemblea pubblica per il giorno 28 gennaio alle ore 21, presso i locali della pizzeria Papamma a Molino San Nicola. Castelli, torna alla sua quinta edizione Frammenti di luce da mezzogiorno a mezzanotte, l'open day del liceo artistico di Castelli in programma il prossimo 31 gennaio. L'evento, oltre ad offrire una ricca rassegna artistica, prevede la possibilità per studenti, famiglie e visitatori di partecipare a una serie di attività che si protrarranno fino alla mezzanotte. Un programma ricco in cui si alterneranno laboratori d'arte, incursioni di danza, eventi musicali, disegno a tema, concerti di musica popolare e momenti di ristoro. Teramo. Venerdì 30 gennaio alle 20.30 presso il ristorante Sporting di Teramo si svolgerà la presentazione del libro La vita senza limiti, la morte di Eluana in uno stato di diritto, di Beppino Inglaro, scritto con Adriana Pannitteri. All'evento organizzato dal Rotary Club Teramo, presieduto dall'avvocato Tommaso Navarra, sarà presente l'autore, padre di Eluana, la donna morta il 9 febbraio 2009 dopo 17 anni e 22 giorni di coma, che si batté affinché fosse rispettata quella che a suo dire era la volontà della figlia, e cioè che fosse lasciata morire. Queste e altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo-Atri.